Ciao ragazzi, oggi andiamo a lavorare quel vigneto là. Vedete, non il primo qui, quello più in là, che è il vigneto nuovo che abbiamo piantato la primavera scorsa. Attacchiamo un piccolo estirpatore al frutteto, andiamo a estirparlo per l'ultima volta e successivamente lo spianeremo in modo tale da iniziare poi a trinciare l'erba anche nel vigneto nuovo, perché fino adesso, allora, l'abbiamo piantato questa primavera e fino adesso l'abbiamo sempre estirpato, abbiamo tolto le erbacce così, però d'ora in poi invece inizieremo a trinciare l'erba. Vedete, vi faccio vedere prima com'è. Qua però di solito passavano sempre con un estirpatore abbastanza grande, di cui ho fatto anche un video che potete trovare sul canale. Oggi invece passiamo con uno un po' più piccolo, così riusciamo a muovere bene tutta la terra. Va bene, dai, adesso andiamo a prendere l'estirpatore. Buon, terzo punto attaccato. Bene, estirpatore attaccato. Bene ragazzi, allora adesso sto aspettando un attimo il padre, che viene anche lui e mi dà qualche dritta per quanto riguarda l'estirpatura. Adesso andremo giù di lì, come abbiamo fatto nel video dell'aratura, dove sono andato ad arare, perché il vigneto è vicino, non so se vi ricordate, il vigneto è vicino al campo che abbiamo arato. Anche in questo video, come negli altri, vi metterò sopra la mia testa così potete vedere tutto quello che viene svolto. Mentre aspettiamo il padre, volevo ricordarvi, se volete potete seguirmi su Instagram per vedere quello che faccio giornalmente, se vi può interessare, ecco, ci sono anche su Instagram. Si parte. Dovrei andare in terza normale, oggi le manca veloce. Mi conviene fare da una parte e fare io lo so fare i giri come quando di lì e una rude ce l'ha tanto. Dovresti parlare in italiano, se no. Tira. Fuori dal filare e fai la testata l'altra maniera. Ma se la faccio alla fine qua? Sì, alla fine? Dai un colpo fino a qua. Vabbè, allora, sì,
dai. Allora, in pratica, per andare utilizzo le ruote motrici che sono qua. Per azionarla, diciamo, devo alzare la leva. Adesso l'ho già alzata. Qui c'è il sollevamento e questo lo abbasso tutto di norma. Sì, però l'estirpatore fa fatica, allora lo alzo un pochettino in modo tale da riuscire ad andare avanti, ecco. Allora, per prima cosa faccio tutti i filari e all'interno, e successivamente invece verrò qui a fare la parte davanti, ecco, la testata del vigneto. In fondo ha fatto un bel po' di fatica perché c'è ancora la terra bagnata. È tanto che non piove, però ho fatto molta fatica ad andare avanti. Allora, per estirpare utilizzo la stessa modalità di quando trincio l'erba. In pratica salto due file, poi torno in questa, poi ne salto altre due, quindi questa qua e quell'altra, e torno in questa qua, in modo che quando sono in fondo le ho fatte tutte a parte le prime tre. Cioè, le prime tre poi dovrò farle anche dalla parte di qua, mentre però tutte le altre sono fatte sia da una parte sia dall'altra. Va bene, dai, non perdiamo altro tempo e ritorniamo ad estirpare. Che bella che diventa la terra. E poi passeremo a spianarla col rullo, così poi, come vi dicevo, non estirperemo più ma verremo a trinciare l'erba. Aspetta. Quando si arriva in fondo si fa sempre fatica.
quando si arriva in fondo di là fa sempre più fatica. Vede che è un terreno, diciamo, più umido, che ha ancora tanta acqua dentro, che trattiene di più l'acqua, ecco. Va bene, dai, ripartiamo. Guardate però che bello che diventa il vigneto, questa terra qua è proprio bella, soffice, guardate che roba, potente. Va bene, dai, allora adesso io proseguo con il lavoro. Per non far diventare il video troppo lungo, faccio un bel time lapse finale e spero che questo video vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale. Vi ricordo che ci sono anche su Instagram, e se volete passate a dare un'occhiata, e noi ci vediamo alla prossima puntata.